Ben ritrovati ragazzi! In questa nuova lezione di storia parleremo dei Germani e di come le loro migrazioni, o per qualcuno invasioni, abbiano contribuito tra il IV e il V secolo d.C. alla fine dell'Impero Romano d'Occidente e alla nascita dei regni romano-germanici. Siete pronti? Bene, andiamo subito a cominciare! I Germani erano un insieme di popolazioni differenti. Sassoni, Frisi, Franchi, Longobardi, Burgundi, Alemanni, Vandali, Visigoti, Ostrogoti ed Eruli, che i Romani chiamavano barbari perché parlavano diverse lingue e avevano usi e costumi diversi dai loro. Essi vivevano al di là dei fiumi Reno e Danubio ed avevano alcune caratteristiche comuni. Erano guerrieri e combattevano a cavallo. La loro società era divisa in nobili, guerrieri liberi, contadini e schiavi. Erano raggruppati in famiglie, organizzate in clan, che insieme formavano una tribù. Le decisioni venivano prese collettivamente da un'assemblea costituita dalle persone più importanti dei clan. E ancora, i nostri Germani erano nomadi o seminomadi. La loro economia si basava soprattutto sulla caccia e l'allevamento, un po' meno sull'agricoltura, che praticavano fino all'esaurimento di un terreno per poi occuparne un altro. Per procurarsi da vivere, praticavano regolarmente le razzie, cioè incursioni armate ai danni di città e villaggi per saccheggiarli. I Germani non avevano leggi scritte e si facevano giustizia da sé praticando la faida, cioè la vendetta privata, e l'ordalia. Erano analfabeti e la loro cultura era prevalentemente orale, infatti non avevano una lingua scritta. Dal punto di vista religioso erano pagani e veneravano le forze della natura, ma fra il III e il IV secolo divennero ariani, convertendosi all'arianesimo. Nella loro società i guerrieri erano legati al capo da un vincolo di fedeltà che prevedeva un aiuto reciproco e la cessione di una parte del bottino delle razzie in cambio del sostegno in battaglia. I Germani erano numericamente molto inferiori rispetto agli abitanti dell'impero, tuttavia erano molto temuti dai Romani per il loro rozzo modo di vivere e la violenza delle loro incursioni. I Romani erano intolleranti verso i Germani, sia per motivi religiosi che culturali. Li consideravano infatti arretrati per la mancanza di leggi scritte. Per un certo periodo i Germani erano stati tenuti sotto controllo, permettendo loro di stabilirsi entro i confini dell'impero e di arruolarsi nell'esercito romano, ma verso la fine del IV secolo essi cominciarono ad essere sospinti dagli Unni, un popolo molto aggressivo che proveniva dall'Asia centrale, avanzando verso ovest in cerca di cibo e pascoli. Gli Unni erano molto violenti e feroci. Alle tribù germaniche non rimase che fuggire verso i territori dell'impero romano. Si trattò di una vera e propria migrazione forzata, che venne definita col nome di invasioni barbariche. In mezzo secolo l'impero d'Occidente perse quasi tutti i suoi territori che vennero occupati dai Germani. I Visigoti si stabilirono in Tracia, tra la Grecia e il Mar Nero, scontrandosi ad Adrianopoli nel 378 con l'imperatore Valente, ed ottenendo l'anno dopo, nel 379, dall'imperatore Teodosio, la possibilità di stanziarsi stabilmente nei territori dell'impero. E dopo la morte di Teodosio, nel 395, l'impero si divise definitivamente in due. Nel 402, il re dei Visigoti, Alarico, si mosse con il suo esercito verso l'Italia, devastando l'intera penisola. E pochi anni dopo, nel 410, raggiunse Roma e la saccheggiò. Questo episodio generò all'epoca terrore e scandalo ed è ricordato come il Sacco di Roma.
Per combattere i Visigoti in Italia, l'imperatore aveva utilizzato gran parte delle truppe che difendevano la frontiera del Reno, dando la possibilità ad altre popolazioni germaniche di penetrare i confini dell'impero. Così da est arrivarono i Vandali che invasero la Spagna e passarono poi in Africa, i Burgundi che si stanziarono nella Gallia centrale, i Franchi che occuparono il basso corso del fiume Reno, gli Alemanni che si stabilirono nell'attuale Svizzera. Intanto gli Unni, guidati dal feroce Attila, detto il flagello di Dio, devastarono a lungo l'Europa in cerca di bottini. Attila arrivò anche in Italia, dove fu fermato dall'intervento di Papa Leone I, detto anche Leone Magno, che intavolò trattative con gli Unni per bloccare l'invasione. Nel 455 Roma fu nuovamente saccheggiata dai Vandali arrivati dall'Africa. L'impero d'Occidente ormai era fortemente compromesso. Solo la penisola italica non era ancora stata occupata dai barbari. La capitale, spostata a Milano da Costantino, aveva ora sede a Ravenna. L'impero aveva ormai perduto molti territori e l'unico ad avere autorità non era più l'imperatore, ma il vescovo di Roma, cioè il Papa. Per 20 anni governarono imperatori incapaci e deboli, manovrati da generali di origine barbara. Nel 475 fu eletto Romolo Augustolo, che significa il piccolo Augusto, un ragazzo giovanissimo che rimase sul trono meno di un anno. Nel 476 il generale barbaro Odoacre depose l'imperatore e si impadronì del potere, decretando la fine dell'impero romano d'Occidente. Iniziava così una nuova epoca storica, il Medioevo. Già prima del crollo dell'impero romano d'Occidente, le popolazioni germaniche avevano dato vita a numerosi regni indipendenti. Osserviamo bene la leggenda per individuare sulla cartina dove erano localizzati. C'erano gli Svevi a nord-ovest della penisola iberica, gli Angli e i Sassoni in Britannia, i Vandali in Africa settentrionale, i Burgundi nella Gallia centro-meridionale, i Franchi nella Gallia settentrionale, i Visigoti in Spagna e in parte della Gallia meridionale, gli Ostrogoti in Italia guidati dal re Teodorico. I Germani, i nuovi dominatori, erano numericamente inferiori rispetto alla popolazione romana, però possedevano le armi e controllavano l'esercito, quindi avevano il potere nelle loro mani. Essi all'inizio mantennero le proprie leggi e praticarono discriminazioni ai danni delle popolazioni vinte, ma in seguito, quando i re germanici, che si comportavano come piccoli imperatori, capirono che non bastava la forza delle armi per governare, lasciarono la gestione dell'amministrazione pubblica ai funzionari romani. La loro struttura sociale e politica era troppo semplice per governare una società complessa come quella romana, con un'economia altrettanto complessa. Per questo motivo i nuovi regni furono chiamati romano-germanici, poiché fondevano gli elementi della civiltà romana con quelli portati dai Germani, i nuovi dominatori. Questo avvenne anche per la religione. I Germani infatti si convertirono al cristianesimo. All'inizio nella variante dell'arianesimo, cioè dell'eresia ariana, e più avanti, tra il V e il VI secolo, passarono quasi tutti al cattolicesimo. La conversione dei Germani al cristianesimo fece aumentare ulteriormente il prestigio e il potere della Chiesa di Roma. L'economia dei regni romano-germanici, tuttavia, era debole. I Germani avevano occupato territori impoveriti dalle guerre e dalle carestie, dove si era tornati ad un'economia di baratto, e anche per questo motivo molti dei loro regni ebbero vita breve. Intanto le condizioni di vita degli abitanti poveri di origine romana peggiorarono. Molti di loro, per sopravvivere, furono costretti a diventare servi dei grandi proprietari terrieri, rinunciando alla libertà in cambio di protezione e di cibo. Bene, ragazzi, per oggi è tutto.
Se volete saperne di più sulla evoluzione dei regni romano-germanici e sulla convivenza tra romani e germani, non perdete la prossima video lezione. Ciao ciao dalla vostra prof!